mi accorgo già adesso, ovviamente è presto per, diciamo, tutto quello che è l'ambito del ritorna nei vari livelli, ma che comunque ogni volta che prendi un power up c'è sempre almeno da farti un ritorno nelle zone precedenti. Vuoi per un bottone, vuoi per un palloncino, vuoi per questo, vuoi per quello. Un po' di backtracking comunque c'è. Ma è coperto in mysterious cosmic jelly stuff. I meant everything around. Eh beh certo, a parte quello. Cassandra, please help! We have to find my house! Without that, I'm just a common talking sponge. Eh beh certo. Sorry, Spongy, I'm just a little preoccupied fixing the fabric of the entire universe that you blew apart. E che tu ne stai, eh? Eh? Ci c'hanno fuori quello che vuoi. Cassandra, please help us fix my house? Sure, right after we fix your friends, your town, the cosmic order of everything. Beh, su questo ha ragione comunque. Oh, my beautiful home! And a delicious pineapple. Here, why don't you take this cosmic costume? Quale sarà il prossimo costume? Pirata? Ok, carino. Vabbè, carina questa roba. Yo ho! What be a pirate's favorite cheese? Oh, pimento. Il pimento. Arg, I was wondering about that. Yeah, I know a lot about pirates. Ma in realtà ci ho appena fatto caso. Cioè, allora, forse la prima volta ci avrei dovuto guardare, ma non avevo fatto caso che casa nostra è diventata una lattina di ananas. Quindi se siamo dei pirati la cosa più ovvia è l'olandese volante. Vista com'è lì, mi sa che è fatta a molti pezzi casa tua. Verso la zona dell'olandese volante. SpongeBob SquarePants. Ma a parte i rumori, dove sono? This world is pretty neat, but I hope none of our other friends got dragged here. Allora, chi potrebbe essere dei nostri amici che è chiuso in questa zona? Wow, guarda quanti FPS sta andando il tipo lì con la vasca da bagno. Vabbè che è lontano, per carità, però. Ah, aspetta, forse era Gary. Mi sono un attimo perso quello che ci dicevano. Forse l'amico da trovare è Gary, visto che è chiuso dentro casa nostra. Ecco di questo. Ah, non lo so. Sappiate che non la smetterò mai. Campione di box, attenzione. Let me show you how a real pirate. In tre ore. Dai. Colpisci. Ah, ti fai pure colpire. Dai, proiettili, eh. Vieni qua, vai. Colpito. Dai, ancora uno. Ancora uno, forza. Vieni, colpisci. No, sarà molto più facile tirarli giù questi ora. Dove sei? Ah, eccoci. No. Guarda, ci fosse qualcosa di importante lì la rischierei. Anche no, per un paio di gelatine. L'ammiraglio gamberetto, aspetta. Vuoi vedere? No, non penso siano Super Vista e Waterman. Fuggi dalle isole. He should call you the crying Dutchman, for you are a little baby. A little baby. Aia. Ok, nuovo potenziamento. Sì. Ecco come siamo fuggiti. With the haunting memory of me ghostly ghost. Oh, who am I kidding? I couldn't scare a baby right now. Without me ship, I'm just a pathetic ghost of my former self. God, ha ragione. What happened, Mr. Dutchman? That son of a kelpie Admiral Prawn has stolen me beloved ship. Quel maledetto, ed eccoli casa nostra, tra l'altro. Never mind, it's just the flying Dutchman. He has my pineapple too? The fruit stealing freebooter is taking this too far. Par, Mr. Dutchman, sir, you have to get your ship back so I can get my pineapple back. Mi sembra giusto. But Prawn, or me precious socks. No pirate worth their salt would follow a sockless captain. And if I can't round up a crew, we won't stand a chance. Okay. Against the Admiral. Calzini e you don't need gente per la tua nave. Why, Patrick here has never worn socks a day in his life.
I don't even have feet. Eh beh sì. So, if you need a couple of loyal sea dogs, Patrick and I will gladly join your crew. Socks or no socks. Anche perché una tua gamba è di legno, quindi. All right, but first, you scallywags, you must prove that ye are real pirate material. To show that you are worthy, you must unearth a real treasure. Che poi si terrà a lui, ovviamente. Earn yourselves fearsome pirate names. And find all me socks. E niente, sta roba dei calzini si era proprio legata al dito. I want them back. Aye aye, Captain Dutchman, sir. Aye aye, Captain Dutchman, sir. D'accordo. Quattro calzini, eh. Ah, aspetta. Ho appena notato che la nostra arma adesso è diventata l'uncino. Bello. Che fa sta gente? Perché twerkano? Triplo schiaffo al culo. Questo doveva essere. They think they're famous. Ha ragione. Questo qua doveva essere un trofeo, dai. I guess I could use a tan. What if we get bleached and shrivel up? Well, I guess I could be a little paler. Beh, basta piangere cantando la canzone dei Goofy Goober e ritorna tutto come prima, no? Questa roba esplode aprendoci il passaggio, secondo voi? Sì, era esattamente quello che speravo. Ammetto che ci sarei rimasto male se non succedeva. Allora, il primo calzino l'abbiamo trovato. Il secondo si trova di là, ma mi sa che è l'ultimo che dobbiamo vedere. Allora, qui abbiamo la tavoletta magica, ma da questa parte invece abbiamo il nostro calzino numero 2, numero 3. Cos'è questo? Devo dargli una culata? Sì. Ok. Credo sia la via di ritorno, forse. Proviamo a spostarlo ancora. Ok, adesso va sulla nave. No, non è vero. Va da questa parte, ok. Va bene, facciamo prima questo allora. Tra l'altro ho appena notato un dettaglio carinissimo. Vorrei che ascoltaste i passi di SpongeBob. Di solito dicevo sempre che quel rumore di gomma è sempre fastidioso quando cammina, ma adesso è rumore di gomma, colpo di legno. È perché adesso col costume ha la gamba di legno. Carino come dettaglio. Queste sono le cose che ti fanno apprezzare i piccoli dettagli dei videogiochi. Anche per un gioco del genere di SpongeBob. Cos'è questo? Ok, devo avere tipo un'abilità di caduta. Ok. Calzino numero 2. I'm getting notes of rented kelp. C'era bisogno. Ma che poi non serve a niente avere la tavoletta se poi comunque hai le assi di legno che ti portano nella stessa zona. Cioè l'unica che non è disponibile è questa, quindi. Comunque, area numero 2. Simici? Nemici, ovviamente. Guarda, non c'avevo neanche il dubbio che apparisse qualcuno. Madonna mia, il calcio volante è la cosa migliore che c'è in questo gioco in assoluto. Peccato non poter usare il calcio volante dopo che hai usato la bolla. Allora, il calzino è là dentro. Che giro dobbiamo fare noi? Però forse, aspetta, forse, vediamo se ho ragione nel pensarlo, posso già arrivarci anche da qui. Esatto, non avevo neanche bisogno di farmi percorsi strani. Ah, ma tanto bastava che salivo da qua. Quindi non avevo neanche visto, onesto. Comunque, tavoletta, bottone. Dobbiamo trovare il modo di arrivare qua sulla nave dopo. Secondo me ci arrivo con un salto ben preparato, sai? Kaboom! Ecco fatto, grazie. Quarto calzino preso. Guarda se lo sapevo che adesso era disponibile. Porca miseria, se lo sapevo. Allora, come ci arrivo lì? Da quella parte. Tavoletta da surf e via. Vai, toccala, sei già lì. Nuovo nemico. Giocatore di tennis. Ok. Credo che più che giocatori di tennis siano lanciatori di bombe questi, eh. Aspetta che... Non posso calciarti? Quanti colpi... Ah, ok, sto dicendo quanti colpi vuoi.
No, comunque. Ah, vedo che sei abbastanza schiva, eh. Ma non abbastanza, mi dispiace. Ok, da qua mi sa che dopo proseguiamo. Più che altro che peccato che non posso usare. Ui. Preso. Allora, la cosa divertente è che ti rimane indietro la bolla. Però è un po' troppo schiva come nemica. Ehi, SpongeBob, Patrick, you're here too? I thought it was just me and the anchovies. How did we get here? Tramite un portale magico. We can talk about that later. What's important right now is getting you and the anchovies and my pineapple back to Bikini Bottom. Say, where are the anchovies? That obnoxious shrimp rounded us up and made his jelly minions stick us to shipwrecks all over the lagoon. He said we're not pirate material. It isn't my fault I have a severe eye patch allergy. E beh, poi sei una ragosta e l'occhio ti esce da fuori. Dio mio, c'era bisogno. Don't lose heart, Larry. We're going to rescue every Bikini Bottomite who's stuck here. Or our names aren't SpongeBob and Patrick the pirate guys. That's not a very fearsome pirate name. We're working on it. Thank you, SpongeBob. I'm going home to tan and pump. Ciao, Larry. Missione compiuta. Nuovo potenziamento, usa il gancio. Dondola come un pirata. R2, ok, d'accordo. Bello l'animazione comunque. Vabbè. L'animazione della corda è davvero bella. Chi era? Ah, eccole, è il rumore delle sardine. Arrivo. Aspetta, tranquillo. Come ti libero? Ah, ecco. Ma perché le sardine in questo cartone fanno sti rumori? Ci arrivo? Sì, ci arrivo. Aspetta, nello scorso livello c'era per caso una zona in cui dovevamo usare un gancio? O sbaglio? Non ne sono sicuro, onesto. Uno, due, bomba. Lì ce ne sono un bel po', ma prima facciamo ovviamente tutta quanta la zona attorno, facciamo tutto il perimetro. Ci arrivo. Hai visto? Ecco qua, la bomba. Vediamo, moneta d'oro? Non lo so, ma qui zona di calcio e ganci. Allora, aspetta. Via, uno, due, tre. Calcio. Gee, Patrick, if you were a lamp, I'd give you a glowing review. Mi aspettavo Patrick che dicesse qualcosa tipo I don't get it. Oh, finalmente, livello sbloccato. Nuovi costumi disponibili. Quindi abbiamo SpongeBob Rambo, SpongeBob Ghost, SpongeBob Mozzo e Goofy Goober. Sai che sono tentato di fare SpongeBob Rambo, però per questa zona quello del pirata è giusto. E soprattutto per i filmati vorrei lasciare il costume appropriato, diciamo. Vieni qua tu. Vieni. Voglio vedere se... Kaboom. No, lui non si fa niente con le bombe, peccato. Sono quelli piccoli. Ecco qua, ancora uno. Dai, tattica Dark Soul funziona sempre. Aia. Non questa volta. Questa volta ero troppo vicino io. Colpa mia. Dove sei? Dov'è quello che... Grazie, Patrizio. Dov'è quello che spara? Non lo vedo. Allora, viene esatto da là in fondo. Stavo guardando la traiettoria. Tranquillo che vengo a prenderti ora. Preso. E due sardine libere. Siamo già a metà del percorso. Cos'è? Progresso premio 250 su 500. Grazie. Altra sardina libera. Siamo a 7. Da quella parte c'è qualcosa? Non mi sembra, a parte il solito nemico che va a metà dei frame che dovrebbe. Aspetta che arrivo. Ho caduto.
Sai che mi sa che mi tocca morire per ricaricarmi un po' la vita, però ho paura che mi fa rifare tutto il pezzo. No, credo di no. Ah, grazie Patrizio. No more chafing. E tu sei libera. E siamo a 8, ce ne mancano solo 4, che in teoria sono quelle 4. Da questo lato cosa c'è? Potrebbe esserci una spatola d'oro. Che le dici, gioco? Mi fai girare da quella parte? Bravo. Vediamo. C'è. Ok. Appassionato di musica, ascoltala solo dello Slumville in pace e tranquillità. Ok. Non sarà un premio nel gioco, ma è un premio di trofeo. Grazie. Ci arrivo, meno male. Arrivo, attenzione. Nemico? Ovvio. Oh la madonna. La cattiveria. Madonna mia. Ma... No, eh. Ok, posso colpirli quando sono a terra, perfetto. Pensavo di doverli per forza rinchiudere dentro le sfere. Grazie, Patrick. Patrick, è qua. Patrick. Grazie. Ok, gli ultimi 4, quindi 1, quindi 2, quindi 3 e quindi 4. Tutti liberi. Quindi proseguiamo nella prossima zona, calmo. Ui, calmo. Quando esplodono le bolle all'improvviso. Mi sembra giusto. Facendo attenzione. È sempre la soluzione quella. Quindi allora dobbiamo salire sulla nave. Ma prima di salire sulla nave, ovviamente, andiamo a sconfiggere un po' di nemici. Dai. Bravo. No. Si è liberato dalla confusione fin troppo presto. Ah, ancora tu, Addio. Puoi volare quanto vuoi, ma non in acqua. Forza, bello. Porca miseria, pensavo non l'avrebbe preso il gradino. Colpa mia. Addio al gigante. Certo che quello lì che spara ha una vista molto acuta, Beccati questo e anche questo. E anche tu. La nave ora è di nostra proprietà. Dai. Pure con il quick time. Va bene, dai. Va bene così. Di là c'è qualcos'altro? Sì, vedo la spatola d'oro. Come ci arriviamo là noi? Tra l'altro vedo anche una sirena là in fondo. Prossima zona, spero ci sia. Sai cosa? Almeno ci ricarichiamo la vita, dai. Certo che quelli che sparano in sto gioco già hanno una vista... La vedono molto lunga. Di nuovo questo, e un'altra moneta d'oro. Abbiamo già due monete d'oro che non possiamo prendere in un solo livello. Tizio muscoloso, sto arrivando, non ti preoccupare. Più che altro una vera rottura di palle che non puoi colpirlo prima. Preso. Forza, bello. Ancora uno. Bravo. Bravissimo. Ancora uno, dai, colpisci. Ecco fatto. E anche questa nave la requisisco in nome dell'olandese volante. Vediamo se posso spammare. Se posso andare più veloce. Sì. Posso andare
alla velocità che neanche il gioco si aspettava, secondo me. La raccolta delle calze, altre tre. Madonna mia, quanto è in alto. Mi ricorda molto la zona di Battle for Bikini Bottom, questa. Quella dei castelli di sabbia. Non mi ricordo adesso il nome del livello, ma c'era una zona in cui dovevamo... Aspetta. Sembrava di aver visto qualcosa. Sì, una bomba. Però non mi fanno danno, o è... O non ho visto bene. Forse mi sbalzano solamente? Non ho visto. Dov'è? Oh, that's a big sandcastle. Must be where the king of sand lives. Beh, può essere. I'm getting notes of rented help. Iniziamo. Ehi, non vale così. Allora, occupiamoci un attimo dell'unico vero fastidioso. Ok, da qua non mi puoi prendere. Perfetto. Forza belli. Kaboom. Porca miseria. Troppa gente. Dai. Oh, che palle. Smetti. Allora, occupiamoci dell'artiglieria prima. Uno e due, andato. Dove si trova? Eccola lì. Dai, spara. Presa. Che rottura di balle. Ma porca. Brava, festeggia su sto gran paio di balle. Ancora uno. Bravo, ragazzone. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Tanto non gli fa nulla a lui l'esplosione. Ah no, invece sì. Perché prima lo hanno, non gli hanno fatto danno? Strane cose succedono in questo gioco. Ancora uno. Ma non mi hai preso. Vabbè, mega di questo. Oh, zona liberata. Ehi tu, sei libero ora. Allora, qui dobbiamo fare un wall kick jump. Quindi prima facciamoci la scala. Ecco qua. Tanto credo che il risultato sia sempre lo stesso. Esatto, arrivare qua sopra. La vera domanda è come ci arriviamo là sopra facendo il giro. Quindi, una svingata. Andiamo prima da questa parte. Andiamo prima da questa parte. Un'altra swingata. Eccoci qua. Bambina con la mamma. Che non dicono nulla. Peccato. Tizio. Che spara. Salsarpara. Pecca di questo. Ecco fatto. C'è qualcos'altro qua sopra. C'è un solo modo per scoprirlo. Yo ho ho, young man. This ma questo. Lucky day. Sentiamo. I knew it, but why? I've asked ye, before ye stand to notorious pirate captain Pinzarossa. Pinzarossa. I need some saps. I mean, a crew who can haul. I mean, share me treasure. I mean, wait, no, yeah, I meant treasure that time. Oh boy, treasure. Right. Well, you seem deserving and present. Now, to share me treasure, you'll first have to get it out of an old shipwreck. It ran off course and hit some rocks in the middle of the lagoon. Someone who was totally not me must have been holding the map upside down. Uh-huh. Anyhow, I would get the treasure myself, but I'm far too rich to do a crewman's work. Beh, certo, come no. Lucky day indeed, Patrick. With that treasure, we can prove we're real pirates. Technically, you won't be, though. I can't be bothered with the bureaucracy of registering a new crew. Beh. Or paying for them. Mi sembra giusto. Will we at least get real pirate names? Sure, why not? Then we're ready. Chissà come li chiamerà. Allora, dobbiamo andare da questa parte. Ma avevo visto, aspetta un attimo. Esatto, che c'era un trampolino. Ma il trampolino mi sa che mi porta solamente a una sfera grossa. Quindi nulla. Come fare per planare? Ah, mi fa più tempo per... No? Mi dà più tempo se entro nel cerchio, giusto?
Sì, mi dà un boost nel salto. Prova il tesoro. Ah, ha spostato la nave, ok. Ah, più di una. Ok, aspetta, calmo. Arrivo. Per un attimo pensavo che le navi andassero a tempo, Nest. È la serie che dovevo muovermi prima che scomparissero. Beh dai, un bel po' di gelatina ce l'abbiamo. Peccato che serva solamente per i costumi. Ecco fatto. Allora, altra moneta d'oro nascosta che ovviamente non possiamo prendere ora. Fa vedere giusto per sicurezza, ovvio. Oh, tutte le monete d'oro si trovano qui, eh. Beh, qua ce ne sono già tre che abbiamo visto. Di sicuro ne troveremo altre. Lì c'è la spatola. Dobbiamo arrivare là. Calmo. Non pensavo che ero così in basso. Un po' brutto quello che hai detto, Patrick. Un po' equivocabile. Ok, questa sì che è una scalata da fare attenzione. Ok, calmo. Meno male che c'era uno shortcut. Ok, altra spatola d'oro. Non rischierò la mia vita per andare a prendere un paio di bolle là in fondo. Tu che hai da dire? Che hai finito la voce? She's pretty. Pardon me, miss. Why so glum? Because I like totally lost my joy, and without it I can't sing, which is like totally not cool for mermaids and stuff. Eh beh sì. And it's in your fridge. Whenever I need joy, I can always find it in my fridge. Se non la felicità, un po' di calma almeno. The last time I had my joy was like when I was like dancing with my girlfriends, but they're not like here, and even if they like were, there's no music. Però hai cantato ora. But music is everywhere. All you need are some instruments in your hands and a little rhythm in your heart. SpongeBob, let's make some music. Then maybe we could go on a dance date. Uh-huh. Sure. Like as a friend? I promised myself I'd never date a balloon again. Also, I'm like way more into dating pirates now anyway. Tipo noi. What about balloon pirates? Come on, Patrick. I'll bet we can find some stuff floating around that we can use as instruments. Then we can serve up some music. Beh, ma io ho visto... I don't get it. Io ho visto, esatto, a parte quello, degli strumenti buttati là in acqua, ma comunque. Ah, ok. Arancione. Arancione. No. Oops, sorry. Scusami. Arancione. Arancione. Blu. Blu. Verde. Arancione. In realtà era rosso, ma non ho sbagliato io. You helped me, even though this was like totally not your problem. To show my gratitude, I will grant you like a wish or whatever. Mi sembra giusto. I wish that SpongeBob and I could reach the treasure on the grounded ship so we could become like, you know, like totally date-worthy pirates. Almeno ha detto una cosa sensata. Like, have a safe flight, my melodic friends. Ah, wow. Questo è stato l'aiuto, far apparire delle zattere di legno. Grazie, signorina. This constant air travel seems a little unsafe. Effettivamente. Dai, vai. Ah, ok, pensavo di dover fare qualcosa io. Ma c'è l'arcobaleno dietro. Lo splendore di questo volo. Eccolo lì, il tesoro. E anche una moneta d'oro. Ok, almeno abbiamo preso la spatola d'oro e abbiamo due monete. Non sono tante, ma comunque ce le dovremmo far bastare. Corri, 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 corri. Ok, grazie di avermi guidato. Eccola lì la moneta d'oro. E un po'. Ah, ecco come. Calmo, calmo. Un po' più su, un po' più su. Non troppo, ma neanche così in basso. Allora, aspetta. Ok, ok. Slow and easy, my brother.
Eccola qua. Dove? Dove sono? Ok. Calmo. Spongio. Ok. Ok, eccoci qua. Devo andare da questa parte. Devo andare da questa parte. C'è il cane. Ammetto che neanche ci stavo pensando a lui, onesto. A lui proprio dovevo neanche dato pensiero. L'ho fatto. Ottimo. Che situazione. Allora, aspetta che andiamo a farci la fionda. Eccoci qua. Vai. Sì, Dio mio. Dio mio, un po' più lungo sto salto non lo facevano. Madonna mia. Shiver me timbers, you're alive? I mean, welcome back! You truly earned your pirate names! Sentiamo. From now on, you, I don't know, whatever you can think of. Ah, tutto qui? Hey, you never said there'd be thinking involved. I have a mermaid to impress, so you better make good on your promise. Come about with that volume, air-headed lad, before you alert the lagoon guard. They're a ruthless bunch who'll stop at nothing to get their fins on me treasure. So, of course you'll be compensated for all your thinking with this beautifully crafted treasure chest. Contents not included. Ah, ottimo. Wow, the chest is the best part! Anything you put in a treasure chest becomes treasure. I should let Gary sleep in there. Okay, fine. But I still want a cool pirate name! E quale sarà il nostro nome pirata? Quindi? Il mio nome! Mi wall! Mi precious wall! I hope the half-world shrimp pays for this! Ne dubito altamente, fra. Vabbè, io mi dirigo da questa parte. La planeta di questo gioco non è mai tanto sicura. Altri due calzini, eh? E un'altra moneta là sopra.